A Fano lo scorso sabato si è tornato a parlare di bandiere blu, con una cerimonia ad hoc che ha interessato le 16 riviere della regione Marche coinvolte in questo prestigioso riconoscimento. Beh, un riconoscimento importante il fatto che abbiano scelto Fano per la cerimonia regionale della consegna delle bandiere blu. Sappiamo che la bandiera blu si conquista, non viene regalata e ogni anno va riconquistata. Avere il vessillo che sventola sulle spiagge è un premio importante, ma è anche un impegno a mantenere una crescita costante, perché per riconfermarla ogni anno bisogna aggiungere sempre qualcosa. Con punto di ritrovo alla residenza municipale e dopo una breve visita alla chiesa di San Pietro in Valle, il corteo formato dai sindaci si è diretto fino alla Sassonia, preceduto dalla banda Città di Fano. Poi, arrivati sul palco, allestito all'anfiteatro Rastatt, le 16 città hanno ricevuto una targa di riconoscimento consegnata dall'assessore regionale Moreno Pieroni e dal presidente della FEI Italia, Claudio Mazza. È un momento bello, oramai è un appuntamento dove comunque vengono messe in risalto comuni assolutamente virtuosi che in questi anni sono cresciuti all'interno del programma Bandiera Blu con un percorso che è impostato al miglioramento continuo, quindi ogni anno gli si chiede di migliorare le proprie performance ambientali. Una politica, io dico sempre, di piccoli passi ma cose molto concrete che nel tempo determinano il cambiamento. Ecco, ci sono qui dei comuni, delle località virtuose in una regione che comunque sulla sostenibilità ha fatto scelte importanti. Presenti dunque le premiazioni ai comuni di Ancona, Senigallia, Numana, Sirolo, Cupra Marittima, Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto, Fermo, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche e Potenza Picena, Pesaro, Fano e Mondolfo. Oggi è assente una bandiera, una città, devo dire che è assente ingiustamente da parte dell'istituzione delle bandiere blu, perché sono stati trovati dei cavilli molto molto, come dire, non importanti, però l'obiettivo è quello che il prossimo anno questa città, che oggi non è presente tra noi alla consegna, ed altre città possono aggiungerci e far sì che le Marche possano rimanere sempre tra i primi posti delle bandiere blu, a dimostrazione che le Marche sono accoglienti e hanno un grande ruolo nel sistema turistico italiano.